Buonasera a tutti, salve da Andrea Catalani. L'indisponibilità del grande Gianluca Tiffena eh, fa sì che dopo qualche mese, dall'ultima volta rifaccia Capolino. Io rifaccia il capolino sottoscritto il sottoscritto in questa trasmissione. Purtroppo, a quanto pare non ho portato fortuna, un vero peccato, anche perché sono convinto che appunto con un briciolo di fortuna in più. Lo Spezia al eh, Mypei Stadium di, eh, di Reggio Emilia: chiedo scusa, contro il Sassuolo, avrebbe tranquillamente potuto uscire eh, da, dallo stadio appunto imbattuto. Ehm, però ehm, sicuramente eh, devo dare eh, come dire, sfogo a quella che è la visione, la lettura della partita da parte dell'ospite di eh, questa puntata che presento subito di conseguenza si tratta dell'avvocato Luigi Fornaciari Chittoni ciao Luigi salve ciao a tutti allora senti eh, io direi questo che eh, appunto eh, intanto eh, do lettura di quello che è il nostro primo titolo vuole essere il nostro primo titolo di questa puntata di Dopo le Acule che è Troppo poco spezia per un sassuolo in fiducia ora io personalmente eh, credo che la partita poteva, potesse tranquillamente finire appunto sullo 0-0, o comunque in parità, perché poi non è nemmeno stato un, eh, un confronto squallido, in fin dei conti, anche se di occasioni non ce ne sono state tantissime. Purtroppo, e non so se hai avuto la stessa impressione anche tu, eh, a me è sembrato che eh, con la ripresa sia andato incalando questo Spezia che forse ha pagato può essere sul piano psicofisico lo sforzo che ha richiesto la vittoria sull'Inter. A proposito ti dirò intanto su, su Whatsapp la prima, il primo messaggio che ci arriva appunto, via internet è Spezia dice Spezia fortunato con Verona e Inter e oggi l'ha pagata. Tu di tuo cosa puoi dire a proposito del, del match? Ma io direi che purtroppo è stata sicuramente una partita in cui la, la fortuna diciamo, non è stata troppo dalla parte dello Spezia. Però bisogna anche dire che effettivamente il Sassuolo complessivamente, non come possesso palla o come diciamo, presenza sul campo, ma come pericolosità delle azioni è stato sicuramente più pericoloso perché nel primo tempo comunque Berardi ha preso una traversa. Diciamo che la partenza faceva presagire una partita diversa perché comunque lo Spezia non è partito male, anzi nei primi minuti ha anche attaccato il Sassuolo, ha cercato in qualche modo di, di prendere il predominio del campo, eh, però un po' il male di questo Spezia secondo me che si è visto in diverse partite è eh, questa diciamo poca incidenza poca cattiveria davanti alla porta insomma poca incisività eh, diciamo che la butta dentro un Zola, forse qualche volta mal di però cioè, mh, alla fine anche questo diciamo, possesso palla che ha fatto lo Spezza nel primo tempo eh, sicuramente no, ha portato praticamente due tiretti fuori, uno di Zola eh, e, mentre invece Sassuolo che comunque ha fatto meno possesso palla ha comunque avuto questa traversa di Berardi anche una parata di Dragoschi eh, veramente miracolosa quindi anche già dal primo tempo insomma c'era un po' questo copione eh, purtroppo nel secondo tempo devo dire è stato forse un altro spezzo un altro Sassuolo a questo punto perché eh, alla fine Lorentì che Ammian aveva tenuto comunque nel primo tempo perché prendeva la palla molto dietro ha cominciato ad andare in profondità Amianna ha fatto delle letture sbagliate e abbiamo subito eh, tra l'altro purtroppo l'episodio del rigore è subito anche da un mezzo errore iniziale difensivo che ha visto Dragoschi che ha passato quella palla all'attaccante del Sassuolo c'è stato un parapiglia eh, sicuramente forse uno Spezia più fortunato come quello dell'anno scorso Poteva portare un pareggio in questa partita. Secondo te c'era il rigore decisivo lì a un quarto d'ora, poco più della fine? Ma allora, sicuramente così chiaro non è stato? Amian ha preso con la mano, però siamo sempre con la mano attaccata al corpo, cioè è sempre una valutazione: nel senso che eh, l'arbitro diciamo, l'aveva lasciato correre, dopo qualche minuto che la palla è andata fuori. Il VAR, puntualmente, come sempre, capita allo Spezia, ha ah, comunque visto questa cosa, ma effettivamente comunque il tocco, di, il tocco con, la, con la mano c'è stata. Ecco, poi ripeto, è una valutazione sempre. Dell'arbitro, però sì, comunque il tocco con la mano, effettivamente. Materialmente c'era, sì. ora da vedere se è volontario sì. oppure ecco, no, però anche questo. Sera, però um, questo era, diciamo, lascia un po' il tempo che trovo. Poco consono il modo di, ecco sempre il corpo, la posizione del corpo, queste cose qui, però insomma poteva essere dato quel rigore. Sinceramente. Sì. Ecco, in, credo che tra poco dovremmo avere in linea Enrico Lazzari per la sua lettura, eh, che è sempre eh, la prima al di là di quella dell'ospite la puntata eh, Enrico Lazzari in linea penso dal picco, eh, nel frattempo non so eh, quanto sia il caso di dare lettura di risultati classifiche, perché eh, credo che lo Spezia sia stato l'unico a giocare stasera. Se non sì, muovo. perché se giochi Sta adesso giochi l'Atalanta. Sta giocando, ma è ancora sì, in corso ancora la partita dell'Atalanta, per cui eh, non lo so, e mica già, ah, comunque, ecco, comunque vabbè, intanto facciamo una cosa, intanto diamo la lettura di quella che dovrebbe essere la giornata, che sarà la giornata, no, che consumatasi Sassuolo Spezia 1-0 ti dirò tra l'altro tocco di curiosità io avevo visto Spezia Sassuolo all'andata e magari ci sarebbe avuto quell'1-1 lì al ritorno adesso ma comunque poi per il resto, 2 -2, certo, sì. poi per il resto eh, dunque mi sbagliavo stasera è in, in, appunto è in programma Atalanta Impoli alle 20.45 e poi domani avanti con una bella serie di incontri che sono Monza Cremonese, Salernitana-Bologna. Sarà una partita interessante da seguire questa perché il prossimo avversario degli l'Aquilotti è la Salernitana, appunto, e eh, Udinese Milan. Dopodiché, in giornata domenicale si giocheranno Sampdoria, Verona, Fiorentina, Lecce, eh, Torino. Napoli, Lazio, Roma e eh, per concludere quello che a tutt'oggi viene chiamato il Derby d'Italia, la classicissima con la me la vogliamo chiamare Inter-Juve, insomma internazionale eh, Juventus. Eh, sei d'accordo che si chiama ancora Derby d'Italia quello lì tu? Aspetta un attimo che io do la lettura di quella che è la classifica dovuta alla variazione di una partita, alla, al, al risultato di una partita per ora. Eh, dicevo al momento la classifica è questa: posto che le partite a parte 1 vanno ancora giocate, tutte eh, Napoli punti 68, poi Inter 50, Lazio 49, Milan 48, e con ciò eh, termina la zona Champions League, poi Roma 47, Atalanta 43, in zona. Europa League per quanto riguarda la conference, bisogna vedere cosa succede con la Coppa Italia. Poi il lungo centro classifica con Juventus 38, Torino 37, eh, Bologna e Sassuolo 36, Udinese 35, Fiorentina 34, Monza 33, Empoli 29, Lecce 27, Salernitana 26, Spezia 24. Ora, come ora, nettamente lontano tutto sommato da quella che è la zona retrocessione, che recita Verona 19, Cremonese e Sampdoria a chiudere 12. Dicevo, io ero convinto no, che dopo il ciclo berlusconiano il derby d'Italia o la classicissima del calcio italiano sarebbe diventata Juventus-Milan, così non è stato. Poi, nel frattempo, è. Arrivato Murigno che ha ristabilito, no. ha ristabilito la vecchia situazione. Tradizionalmente cioè, quindi, il Derby d'Italia è Inter, juve È sempre classica. classica. Diciamo bisogna la, aggrapparsi comunque alla tradizione. Sì. Io, abbiamo mica Enrico Lazzari in. in sì, ce l'abbiamo, eccolo qua, il grande Enrico. Enrico, mi senti? Dicendo Lazzari, Enrico. Ciao. Come va? Senti, ci, ci dai la, la tua lettura dell'incontro, eh, bello fresco dal Mapei dove penso che sei ancora. Allora, come, come la illustreresti, come la descriveresti questa partita qui? Va bello, fresco un pochino, <ride> bello non tanto, sarei stato più contento se avessimo portato via un punto, però è assolutamente accettabile, ahimè. Accettabile, bisogna accettarla diciamo, la sconfitta perché il Sassuolo in questo momento è una delle squadre più in forma del campionato. Perché viene da, veniva da tre vittorie, tre vittorie condite da tantissimi gol fatti. Eh, se pensiamo che solamente la Orientè nelle ultime due partite aveva fatto praticamente due doppiette, eh, quindi. Uh, lo Spezia tutto sommato nel primo tempo era partito bene, era partito bene, aveva cercato di brillare il Sassuolo attaccandolo e forse lì bisognava essere più cinici e trovare il gol del vantaggio, a quel punto avremmo messo il Sassuolo, nelle difficoltà ulteriori eh, rispetto a quelle che poi è riuscito a superare perché nel finale del primo tempo ha creato qualcosa con la traversa di Berardi e poi con l'occasione... Di Enrique con la bellissima parata di Drongoschi che è riuscita ad anticipare, diciamo, eh, sull'uscita del portiere, eh, sull'uscita sul colpo di testa del giocatore, e nel secondo tempo. Secondo me, finiva il rigore, a parte quel tiro di Rogerio che era stato anche lì parato molto bene da Dragoschi, non c'erano state tantissime occasioni. Lo spetta è vero, non faceva tantissimo in fase offensiva, però teneva bene palla, cercava di fare le, le, le azioni. Eh, trovando spazi, eh, Sassuolo quando riesce a difendere così corto, cioè a tenere la squadra corta, ti mette in difficoltà perché non trovi spazi. Allora vai magari a cercare il lancio lungo per Zola, per, per gli esterni. Eh, in qualche occasione l'avevamo trovata. La situazione per poter far male, eh, però poi c'è stato l'episodio che è quello che fa un po' più male perché l'episodio del rigore avviene dopo un'azione nella quale ci sono. Almeno tre errori, c'è cioè, l'uscita di Drongoschi che evidentemente in eh, quel sì. momento lì ha calcolato male eh. la posizione del, de, del giocatore avversario. Forse eh. pensava... Scusa Enrico, forse più... dovevano, dovevano magari i difensori, cioè lui pensava forse che non c'erano i difensori, poteva lasciare la palla. Nel senso che c'erano due punti, non si sono capiti, probabilmente eh. il difensore poteva chiamargliela, Infatti. però come sapete, non, come sapete non si potrebbe, nel senso che nemmeno i difensori possono chiamare la palla perché eh, altrimenti l'arbitro può certo. anche fischiare un calcio di punizione. Certo. È chiaro che normalmente invece si fa, magari lì poteva essere, non mi ricordo se c'era Niccolò o lì lui, poteva magari chiamarle e dire guarda che forse però secondo me i difensori pensavano che lui riuscisse a... a, a a, a, a brancare in presa la palla, sì. invece anche lui forse ha calcolato male la lunghezza e quindi c'è andato poi a smanacciare perché a quel punto non ce la faceva più a prenderla. E evidentemente è stato quello il momento in cui ha fatto probabilmente un errore. Eh, combinazione poi l'azione la, si sviluppa dalla parte opposta e, e poi Ampado invece di far uscire la palla oppure calciarla in fallo laterale. Eh, la recupera e cerca di uscire, palla al piede, perdendo palla, allora a quel punto, poi c'è la conclusione. Eh, c'è la conclusione che abbiamo visto in porta con la parata diciamo, di Amiens che si gira e lì, eh, più o meno volontariamente, ma che sia volontario o no, come sappiamo, il regolamento è chiaro: se tu ci sì, colpisci sì. Col, con la mano fuori dalla sagoma del corpo, sì, sì. c'è il calcio di rigore. Quindi, Diciamo che eh, dispiace perché viene da una situazione in cui si poteva fare molto meglio. Uno degli errori, probabilmente non ne abbiamo fatti tantissimi oggi, ma uno degli errori che la squadra ha fatto e nei nel quali viene subito punito. È chiaro che poi dopo il Sassuolo dipende anche bene in questo periodo, riesce anche a imbrigliarti, eh, le sostituzioni dell'allenatore... Diciamo hanno cercato di cambiare qualcosa dal punto di vista della, della capacità offensiva. Non è facile poi per una squadra riorganizzarsi con cinque uomini diversi e andare a, ad attaccare. Evidentemente ci abbiamo provato. Si sono create quel paio di occasioni. Secondo me, l'ultima occasione, quella parata dal portiere, non era fallo di mano di Chipot. Quindi, se, se la palla fosse entrata. Se ne poteva discutere sono col il Secondo me. Sì, ha preso eh, però lì eh, Consiglio ha fatto una grande parata su Caldara e, e niente. Torniamo a casa con zero punti, ma secondo me torniamo a casa comunque con un possesso balla superiore a una squadra che normalmente tiene palla più di tutti, eh, o comunque più di quelli che sono i suoi avversari. E... Evidentemente, qualche giocatore oggi non ha dato il 100%. Cioè ha dato il 100%, ci mancherebbe quello sempre, ma non è riuscito a dare quello che voleva. Invece, mi è piaciuto molto Valdini sì. perché eh, è ricaricato, secondo me, dal, dal gol contro, contro l'Inter e soprattutto sente la fiducia, sente la fiducia dell'allenatore, sente la fiducia dei compagni, e questo è molto importante. Aspettiamo poi, ovviamente, anche che ci una mano, ci diano una mano superiore ma siamo convinti che succederà così sia Zurkowski che, che Shomurodov, a quel punto insomma lo spezz ha ah, tutte le opportunità, non incontrerà sempre il Sassuolo, ecco, questo che volevo dire, non incontrerà sempre una squadra viva e in grande momento come questa e molto probabilmente si potranno fare partite eh, con evidentemente più possibilità di fare risultati. Senti una cosa Enrico, ehm, questa volta eh, Mister Semplici cosa dici? Io non so se per scelta o per necessità si è sbizzarrito molto meno nel rivangare la disposizione in campo del, dello Spezia, questa volta direi che ha sposato in pianta pressoché stabile un 4-2-3-1. Correggimi se sbaglio, poi ovviamente è passato in svantaggio, ha messo dentro qualche pedina offensiva in più. O sbaglio? O, um, dimmi tu, andiamo verso un 4-2-3-1 in pianta stabile no, guarda, o è presto guarda, per guarda. dirlo? Lui dice sempre che è a 4-3-3, ovviamente poi sai. Sì, spesso dice, però, a, a fasi sai. alterne diventava un 4-3-3, ma io ho avuto l'impressione che fosse basicamente un 4-2-3-1. Allora, non, diciamo non che ci sono due centrocampisti in questo momento che difendono di più, ok? E quindi si preoccupano di fare maggiormente la fase difensiva rispetto al terzo, che invece è la mezzala che è, può inserirsi di più in zona, zona gol. Questo è necessario in un 4-3-3, come in tutti i moduli con tre centrocampisti, perché uno almeno deve dare una mano in fase offensiva. Quindi, dal punto di vista di quello che è. 4-2-3-1, 4-3-3, possiamo stare qui a discutere di numeri fino a dopodomani, eh, non cambia nulla, perché quello che poi succede lo vediamo in campo. No? Alla fine è finito con 4-2-4, eravamo tutti là, però eh, devi essere bravo eh, con 4 attaccanti a trovare il modo di mettere in difficoltà gli avversari. In qualche situazione l'abbiamo trovato. C'è stato un paio di occasioni, però è chiaro che i numeri contano fino a un certo punto. L'importante è l'atteggiamento della squadra. L'atteggiamento dei primi 20-25 minuti secondo me è stato ottimo e fa capire come questa squadra voglia giocare a calcio, voglia anche andare a giocare sopra squadre che normalmente giocano di più e questa è la dimostrazione qui in questa partita. Però, nello stesso tempo, bisogna tenere conto che ehm, non, non possiamo pensare che tutto ad un colpo eh, semplice abbia, con un colpo di spugna, portato via i problemi che possono esserci in una squadra che comunque lotterà per non retrocedere. Speriamo che, di levarci al più presto di questa, da questa situazione. Abbiamo tutte le possibilità di farlo. Però, ecco, eh, sicuramente la mano di Semplici in alcune altre eh, modifiche, anche sia di interpreti che di eh, situazioni di gioco, eh, durante la gara la vedremo magari tra due o tre partite quando il mister avrà potuto lavorare ancora di più con la squadra e avrà dato qualche segnale in più di quello che è il suo modo di intendere il calcio che già ora si sta vedendo. Quindi, questo credo che sia. Eh, tutto di positivo che venga, cioè do dobbiamo pensare positivo perché la vedo, la vedo solo così. Ecco, <ride> no, ma concordo anch'io, va bene, Enrico. Ti ringrazio per quanto ci hai spiegato, illustrato e ti do appuntamento alla prossima volta. Grazie, e buon rientro. E ciao, felice. ciao a tutti, ciao, grazie. Cosa, grazie a te, ciao Enrico. Ecco, qua mi spengono, e... adesso vogliono che vado via. <ride> ciao, 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 ciao. ciao e torniamo dunque a fornaciare fornacciare i chittoni eh, nonché a me, senti prima di procedere con le pagelle del nostro Marco Mora ti leggerò un, eh, un commento di qualche riga un po' più lungo sì. di quello che è la media normalmente su Whatsapp su, per quanto riguarda quello che eh, i messaggi che normalmente riceviamo e questo che ci sta seguendo questo spettatore eh, scrive ancora una volta un certo Andrea che ringraziamo per quanto ci, ci esprime ancora una volta dobbiamo dire peccato purtroppo già troppe volte quest'anno questa sera abbiamo visto limiti in alcuni giocatori Amian su tutti e alcuni giocatori presi a gennaio non stanno facendo la differenza che ci aspettavamo Holm Reca e Bastioni sono essenziali questo spezia si può saldare salvare e si deve salvare tu cosa dici? Doveva arrivare qualcun altro forse a gennaio? Io su questo discorso qua faccio una cosa, cioè nel senso che oggi sicuramente lo Spezia mancava dei giocatori basilari che erano poi il gioco di Gotti, che però forse comunque sarebbero stati utili anche oggi. Per esempio è mancata assolutamente la spinta sulla fascia sinistra di Resa, che non c'era, perché lì ha giocato Nicolao, ha giocato poi Maldini e per cui non c'è stata quella spinta sulla fascia. Dicasi dall'altra parte per quanto riguarda Holm, eh, però ecco la partita di Amian effettivamente ha due facce secondo me, cioè l'Amian del primo tempo non mi ha affatto dispiaciuto, devo dirlo io, perché comunque Amian è un giocatore che riesce a fare sia la fase offensiva sia la fase difensiva È ovvio che ha dei limiti Amian, non fa la fase offensiva come Olm o come Reza e non fa la fase difensiva come un difensore vero. Però nello scacchiere che l'ha messo semplice sul giocatore più pericoloso, che era Laurenti, era molto attaccato a lui e anche ripartiva bene insieme a Jasi e insieme a Zola e in quei 20 minuti diciamo iniziali in cui lo spezia, effettivamente va detto, ha predominato comunque. Anche i commentatori della zona erano stupiti. di prime ventina minuti. Sì, 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 aveva predominato proprio sul campo. Eh, quindi diciamo che c'è stata una parte a double flash. E secondo me, sicuramente, però, i giocatori che ha detto lui, Bastoni o il sono giocatori importanti. Il mercato, di gennaio. il mercato di gennaio: certo, non è facile comprare giocatori forti, eh, forse ancora dobbiamo aspettarli. Anche, per esempio, Shumodoro dobbiamo vedere effettivamente. Ora, purtroppo, Ozzolà sarà squalificato con la Salernitana. Sarà la prima punta. Zulkowski mi è piaciuto forse di più la partita scorsa con l'Inter, questa volta non mi è piaciuto tantissimo però è troppo presto per giudicare il mercato di gennaio, non me la sento adesso di, dire, di dare una bocciatura al mercato di gennaio certo, eh, non è che lo Spezia può comprare la punta internazionale o giocatori di livello altissimo però io direi di ancora un attimo se arrivano però i giocatori come Reza, Olme e ritornano ai bastoni, sicuramente rinforzano la, la squadra, ovvio. Di sicuro, ed essendo scesi sul campo delle individualità, di conseguenza si crea il momento giusto per procedere a vedere quelle che sono le pagelle di Marco Mora. Tra l'altro, il secondo titolo che anticipo un attimo calza. Eh, appunto al momento, al momento dell'individualità, eh, il, il secondo titolo che abbiamo scelto recita Drongovski su tutti, ma non basta. Ma su questo c'è da parlare, perché credo che non tutti concordino sulla perfezione di Drongovski questa sera. Ma vediamo intanto quelle, eh, perché le ho già pronunciate un paio di volte, quelle che sono appunto le eh, pagelle che ha stilato per questa occasione il nostro Marco Mora. Che dunque eh, Marco Mora che eh, a Bartolomie Doronski attribuisce un bel 7 e mezzo, quindi lui l'ha visto molto bene. Passando poi alla difesa, il discusso per i motivi e un motivo in particolare che sappiamo. Ehm, eh, Amian eh, si prende kelvin Amian un 6 come in difesa, eh, anche Mattia Caldara. E lo stesso Dimitris Nicolaou dall'altra parte al centro della difesa, però c'è Ethan Ampadou che si merita un bel sette. Questo difensore che poi molti ritengono un centrocampista. Lui stesso non sa bene che cos'è, però, intanto, più o meno fa bene ovunque lo mettano. Di solito, sì, almeno sì. mi pare. Poi, venendo al centrocampo, 6 per Medi Bourabia 6,5 eh, per Albine Kdal, 6 eh, per Kevin Agudelo e per Emanuel Giasi. Finendo col reparto avanzato, 6 eh, Ambala Anzola. Che peraltro non ci sarà per somma di ammunizioni, ammunizioni. Purtroppo nel prossimo impegno, e 7 eh, Daniel eh, Maldini, che quindi è l'altro 7, insieme ad, ad Ampadu superato soltanto appunto dal portiere senza voto. Tutti eh, coloro che eh, sono entrati eh, poi a partita iniziata più che altro verso la fine direi, cioè Esposito, Zurkowski, Cipot che pur ha tentato un tiro proprio verso gli sgoccioli, Verde e Shomurodov, sei a mister Leonardo Semplici. Dunque prima di ehm, chiamare, eh, intercettare... Massimo Guerra eh, Scusa, che io non sono d'accordo totalmente sulle pagelle. Se posso dire una cosa infatti volevo far parlare a ah, okay. te prima, prima che troviamo sì, Massimo sì. Guerra, dimmi cosa ne pensi te. Per Ma, esempio, tu, Drongoschi, no, Drongoschi, allora non l'hai visto perfetto. Stavolta. No, la Drongoschi sicuramente ha fatto una parata eccezionale nel primo tempo, mm -hmm. ha fatto anche una bella parata sul tiro di Romero, però, ecco quell'errore lì purtroppo, secondo me, sette e mezzo dare un 7 a Dronkowski comunque. È stato, un, è stato tra i migliori, eh, comunque, mm -hmm. va detto. Ecco, comunque sia. Eh, io ho visto bene un giocatore che secondo me andrebbe dato mezzo punto in più perché si diciamo, è eh, prodigato sia per la fase difensiva sia ha giocato tantissimi palloni. E secondo me è una certezza nel centrocampo dello Spezia, che è Burabià, perché Burabià non ha fatto una cattiva partita. Eh, lui è sempre al centro del gioco. È il nel più regista tempo... che abbiamo tra i giocatori. Ha cercato delle accelerazioni, insomma, rientrava sui giocatori in difesa, eh, ha corso tutto, tutto, tutta la partita e gli avrei dato un 6,5. <ride> gli altri voti li condivido anche perché Enzola, secondo me, questa partita qua ehm, non ha avuto vabbè, palloni utili, eh, si è prodigato molto anche a creare il gioco nel primo tempo, ha corso tanto, ha corso tanto. e forse questo forse non è un bene per lui, perché poi alla fine, se viene a ricostruire anche a centrocampo, poi magari in fase offensiva de, ne perde un eh, po'. Sì, ha giocato molto nel primo tempo: che ricostruiva molto sull'asse diciamo, eh, a amian Cioè, riusciva molto. A, a, si decentrava molto. Ecco. Non stava proprio, cercava di prendere i palloni. Era molto utile la sua attività, però io lo vedo molto come finalizzatore. Enzola. Quindi. Eh, probabilmente va bene anche che lui costruisca il gioco però bisogna trovare un modo in cui il gioco lui è, diciamo più che può essere anche assist man però che sia proprio finalizzatore ecco, senti una cosa poi facciamo parlare guerra se è indigna sì. ti volevo dire questo eldor shomurodov io il sospetto che non sia il tipo di attaccante che ci sarebbe voluto già a gennaio per lo spezia <ride> o febbraio non allora, lo so il problema, eh, problema mi pare che sono... non sia la punta più adatta per per non lasciare solo un Zola. Ma non, non voglio vi... dire che sia scarso, intendiamoci. Secondo me Shomodolovo però... oggi non si può giudicare perché ha fatto 10 minuti, quindi è ingiudicabile. Ha avuto un'occasione, un ma probabilmente non era possibile far gol, c'erano troppi difensori e il suo tiro è stato ribattuto. Secondo me la fisicità di Shomodolovo è più da ripartenza, da seconda punta. Non la vedo proprio una punta centrale al centro dell'area, ecco per quello che ho visto nelle poche partite. Ecco. Poi magari ci sbaglieremo, vedremo la prossima settimana contro la Salernitana che sicuramente verrà schierato nel ruolo al posto di Inzolà. Ma ah, poi voglio dire, avessero preso qualcuno più di, di peso, più di... Bon da più tipo da bomber vuol dire poi cosa facciamo fare la seconda punta in zona? Io non, non capisco bene <ride> cioè quelli che, no, che, che, che dicono che ci quello. voleva qualche altro. il problema come adesso che noi con la Salernitana che è una partita fondamentale per la nostra salvezza che è una partita da vincere perché giustamente come ha detto Enrico Lazzari Sassuolo era in fiducia e questo è un merito dello Spezza che nel primo tempo con lo Sassuolo in fiducia ha giocato così bene eh, non troveremo tutte squadre come il Sassuolo però con la Salernitana abbiamo bisogno di fare i tre punti e a mio avviso senza Anzolà la vedo, la vedo un po' in salita. Ecco sì. quello lì. Ah. Sì, ci giochiamo al picco dopo Quindi la magari partita vedere un Italia. centravanti del suo tipo alternativo forse sarebbe stato opportuno. Ecco. Bene, ho capito come la pensi. Nel frattempo, Massimo Guerra è in linea? C'è? Non ancora. Non ancora. Allora a questo punto dobbiamo introdurre quello che è il terzo. Eh, il terzo, il terzo titolo della puntata, no? perché poi eh, il secondo l'abbiamo affrontato, centrato sull'individualità, a cominciare da Torongovski. Il terzo sì, titolo è appunto eh, dedicato eh, all'argomento che tu hai già quantomeno sfiorato, che è quello del prossimo impegno, il terzo titolo dice «Dopo la sosta, Salernitana al picco». E tu come la vedi? Ecco, voglio dire, sarebbe stato meglio avere a che fare con la Salernitana di Nicola o adesso questo Paolo Sosa, rischia di essere Ma io un come dire, un, un osso duro. Un... allora di più? io ripeto: la Salernitana ha dei buoni giocatori, però non ho visto un grosso gioco della Salernitana. Poi lo spezia al picco un'altra squadra. Secondo me. Anche per diciamo, il pubblico che spinge questa squadra, eh, i giocatori danno il massimo, danno il 120% rispetto a che fuori casa. Eh, secondo me possiamo benissimo farcela con la Salernitana. È una squadra alla nostra portata, assolutamente. Eh, ha ripeto, delle buone individualità comunque. La Salernitana non ha dei giocatori del tutto scaccia cioè ha dei giocatori. Vabbè, Culibalico quel il centrocampista, poi c'è anche eh, Bonazzo, c'è degli attaccanti insomma, che non sono male, però a mio avviso eh, lo spezia che, che è lo spezia eh, deve battere la Salernitana ecco. deve prendere i tre punti. Eh, purtroppo eh, il fatto che ci manchi eh, il giocatore che quest'anno è decisivo, che è il Balanzo là, non è una buona cosa assolutamente. Eh, ho visto un buon Maldini, sono d'accordo sui voti che sono stati dati a Maldini, eh, soprattutto nel primo tempo, e questo fa ben sperare ecco, che possa magari forse essere una delle soluzioni insieme a Verde. E lo stesso Schumodollo che magari mi smentisce e quindi magari possa essere lui l'autore poi. Del gol partita ecco. però, sicuramente una partita è uno snodo importante. Lo spezia. Sentì una cosa, ti, ti leggo. Se Guerra non è in linea, ti leggo quello che ha scritto il, il nostro spettatore che prima sosteneva che ha dovuto rendere eh, la fortuna che aveva incassato stasera sì. lo spezia secondo questo nostro spettatore ha dato indietro la fortuna che aveva avuto contro l'Inter e anche contro Verona e eh, ha aggiunto una riga eh, poco fa questo spettatore dicendo contro l'Inter c'era un'espulsione di Caldara. Ma nessuno ne parla, non so il perché, ne vogliamo parlare noi. Mi dispiace perché a me Caldara è molto simpatico, siccome abita qui vicino, ti dirò, no? O Guarda, ogni, Caldara... ta ogni tanto mi capita di incrociarlo qua intorno. Caldara è un giocatore particolare, l'ho visto anche oggi, per esempio, ha fatto un errore di un passaggio pazzesco. Bergamasco, se non mi sbaglio. Sì, non... però ogni tanto ha come non so, delle. non so, quelle macchine che fanno quegli stop, eh. cioè è, è pericoloso per un difensore. Oggi ha fatto un passaggio sbagliato, ha passato a Sassuolo e eh, meno male che siamo riusciti a tamponare, però è un giocatore fisico, un giocatore tecnico, è un buon giocatore, ha fatto quel bellissimo tiro all'ultimo minuto, quindi anche delle dote tecniche notevoli per un difensore, però ogni tanto c'è una sorta di... Come si spegne la lampadina? Eh. <ride> e a me un po' fa paura Caldara, sinceramente. Certo che a te non sfugge niente, vedi, l'errore di Drongovski, no. quello di Caldara, madonna mia. <ride> io, no, ma... purtroppo è l'amore per... Meno male lo spe... che non, non ti hanno come allenatore no, i giocatori. Io ogni partita che vedo soffro perché amo tanto lo spezia e quindi purtroppo quando ci sono gli errori sono le prime cose che purtroppo vanno, vanno all'occhio, certo, siamo umani. Non si può sbagliare, però caldara delle volte ne fa un po' troppo. <ride> anche anche all'andata col Sassuolo, insomma, già, aveva già dato. Insomma. Dunque, nel frattempo abbiamo agganciato a quanto ho capito. Il Massimo Guerra che dovrebbe essere lì, che aspetta di sfogarsi. Massimo, mi senti, Massimo? Sì, sono, e... sono Andrea. Ciao, come stai? Ok, senti Massimo, io eh, ho, ho avuto questa impressione qua, vorrei, vorrei sapere cosa ne pensi tu, come l'hai vista tu. Io credo che, mh, ho, sono rimasto con l'impressione che lo Spezia, finché ha potuto, ha cercato di seguire quella che è la raccomandazione principale di Mister Semplici, che è quella, cioè che vorrebbe una squadra che fa sempre, cerca di fare sempre la partita, a prescindere dal campo e dall'avversario. E credo che lo Spezia ci ha. Decisamente provato finché ha potuto, poi sono rimasto con l'impressione che nel secondo tempo sarà per lo sforzo contro l'Inter sia abbia cominciato a mancare il fiato ed è andato mancando sempre di più finché c'è scappato quel rigore lì. Tu come la pensi la vista in maniera completamente diversa? O pensi un po' anche tu, come me? Ma no, sicuramente, partivo anch'io dalle parole di Semplice che comunque ha preso in mano la squadra. diciamo da poco tempo e ha bisogno ovviamente di, eh, eh, di conoscere ancora, ancora meglio la rosa e i giocatori, però lui eh, anche sportivamente ha ammesso che la vittoria contro l'Inter non è stata, diciamo, figlia di un, eh, come dire, di, un, di un comportamento, di un atteggiamento dello Spezia eh, particolarmente eh, propositivo e, eh, come dire, eh, Finalizzatore rispetto a, alla, al risultato, poi finale, cioè l'Inter ha fatto 28 tiri in porta, noi ne, ne abbiamo fatti due, abbiamo fatto due gol, questo la dice lunga stasera. Purtroppo, eh, le statistiche sono andate un po' diversamente: nel senso che comunque il Sassuolo non è l'Inter, quindi i tiri in porta ne ha fatti solo sette, eh, contro uno dello Spezia, l'abbiamo visto tutti. Con Caldara al 96esimo, che ha sfiorato anche il gol, ma ovviamente una reazione assolutamente tardiva. Ora, io ho sentito anche eh, come voi il post gara di, di Mister Semplice. Ovviamente, lui eh, deve eh, portare positività e, eh, come dire, in qualche modo giustificare e eh, spiegare, insomma, questa sconfitta in termini comunque non, non negativi. E questo. Io lo capisco e lo, lo apprezzo, però, se eh, dalle parole passiamo ai fatti siamo ancora lontani da, dalla sua idea di, di squadra di spezia, cioè di una squadra che comunque pur perdendo, eh, o comunque speriamo eh, vincendo, però sempre dovrebbe riuscire a imporre il proprio gioco, a imporre, diciamo, la propria eh, idea di, di gioco di impostazione. Cosa che a mio parere questa sera non è proprio riuscita a fare. E Massimo eh, ti ringrazio dell'intervento di questa sera, ti do appuntamento per la prossima volta che ti interpelleremo. E niente ti auguro una buona serata, va bene? Grazie, grazie. a voi, buona serata a tutti. Ciao Massimo, alla prossima. Ciao. E quindi abbiamo sentito anche il Massimo Guerra, eh, siamo vicini, molto vicini alla chiusura. Eh, Luigi, e eh, peraltro, dimmi, stai eh, no, se mi permettevi di fare un saluto. Sì, ti faccio ancora sì, mh, subito, vado, certo. ti, ti dirò pro, proprio del sì, tutto. Sì. Non l'abbiamo ancora chiuso, dovremmo affrontare l'argomento salernitana che, eh, sì. su cui è entrato l'ultimo titolo, ma ne abbiamo già parlato, sì. allora ti leggerò perché è una specie di complimento che ti fa questo. Spettatore che si lamentava degli arrivi di gennaio, sì. che però ha eh, miglior stima di te, diciamo, e dice giusto quello che dice l'opinionista di questa sera: alcuni giocatori hanno un deficit di attenzione. Punto esclamativo: la differenza tra un giocatore normale e un ottimo giocatore. Era quello che volevi dire te? Sì, <ride> non, non voglio so. buttare la croce su certi giocatori, però purtroppo la Serie A è difficile e quindi i giocatori devono essere al top eh, purtroppo in ogni partita se no è un problema, basta un errore eh, eh. Sì, hai ragione sì, sì. Sì, sì. in linea di massima concordo su, su questo E con ciò direi che siamo proprio gli sgoccioli. Ecco, io do... ti lascio un minuto per sì. alcuni saluti che tu ah, vorresti fare io devo fare. salutare perché sennò si arrabbiano tutto il mio studio legale il collega Bruzialietti e Vella che sono andati a Sassuolo io sono dovuto rimanere qua ma c'è un motivo perché io sono presiedo l'Aido, l'associazione italiana donatori di organi, siamo in fiera, il 17 e il 18 19, vicino alla statua di Garibaldi, se volete venire. E saluto, approfitto anche di salutare anche il gruppo dell'Aido di Arcola, che anche loro sono tifosi dello Spezia, e Argenti, che sono andati a vedere lo Spezia. Sono rimasto solo io a vedere in televisione. Va bene, ok, complimenti squadra. per questo impegno che vi sei preso e che porti avanti, congratulazioni e ovviamente tanti ringraziamenti è al nostro avvocato Fornaciari eh, Chittoni Luigi per Grazie. quanto ci ha spiegato stasera, ci ha esposto stasera, insomma per quanto di contributo ha dato a questa puntata di domenica eh, di Dopo le Aquile eh, che eh, a questo punto chiude e di conseguenza un ringraziamento. Oltre che all'avvocato, da Andrea Catarani e a tutti gli spettatori anche per questa, eh, per questa volta, vi restituisco con la prossima puntata al nostro Gianluca Tinfena. Grazie ancora da parte mia, un saluto e forza Spezza. Buonasera, forza Spezza sempre.